La prima qualità importante del libro di Mirko è l'intelligente riordino di questa materia, che vabbè, nell'impossibilità di riportare proprio tutto perché non è cosa, però fa una scelta molto ampia degli avvenimenti significativi, li mette in una successione. Sì, cronologica, ma non meramente cronologica, perché c'è anche un filo logico che lega alcuni paragrafi, magari anticipando qualcosina o posticipandone qualche altra, però tendenzialmente è un riordino che ti permette di capire il contesto. Cioè, hai una visione abbastanza organica di quello che è successo. E questo è un pregio non da poco. Devo dire che gli storici accademici che se ne sono occupati di argomenti di questo tipo, ce ne sono proprio pochi e nessuno è riuscito a mettere insieme, ad allineare questa serie di questioni con questa precisione, con questa ricchezza di informazioni. Il secondo aspetto di questo libro importante è che in qualche modo, secondo me, due sono le cose: o diventi un punto di riferimento storiografia italiana, o ti cacciano dall'università perché rompe una serie di dogmi metodologici. Per cui, per esempio, nella contemporaneistica, il documento confidenziale di polizia non è particolarmente pregiato. Un pochino lo fa Mauro Canali nella storia dell'ovra, però tendenzialmente il documento giudiziario non è un documento pregiato per gli storici, perché per la semplice ragione che gli storici non sanno usare i documenti giudiziari, non hanno la formazione adatta. E tu, per aprire un fascicolo processuale, qualche nozione approssimativa di procedura penale occorre che la abbia, perché se non distingui i vari attori della scena, se non capisci cos'è una testimonianza a futura memoria, il perché a un certo punto un testimone viene arrestato in aula e così via, perché una perizia non si trova, no, che poi in queste cose ne succedono di tutti i colori. Io ricordo sul processo di Piazza Fontana, c'era un problema, un'intercettazione ambientale che era stata fatta a casa di Maggi, che era uno degli imputati, e c'era una frase particolare. Il figlio chiede, di Maggi chiede al padre: papà, ma tu come le sai queste cose? Solita cosa, la bomba deve scoppiare a banca chiusa. Papà, ma come lo sai? E c'era una frase che diceva: perché quel giorno ero a Milano. Ora voi capite che se l'imputato della strage, che è di Venezia, ammette che quel giorno stava a Milano, voglio dire che sia la prova, ma insomma, il problema era questo. Ma si sentono, perché nel sottofondo c'era il televisore, quindi si capisce poco chi dice. Allora, un primo gruppo di periti dice: si capisce, l'ha detta. Un altro gruppo di periti dice: no, la verità proprio non si sente. E allora che facciamo? Una terza perizia. La terza perizia dice: sì, si sente. Una quarta perizia: non si sente. Alla fine si fa un collegio di periti, beh, di 100, che conclude in questa maniera: se abbiamo riscontrato un fenomeno strano, se sentiamo il nastro al mattino, la frase si sente, nel pomeriggio no. Tu, boh, come fai a prendere sul serio una perizia del genere? Quindi devi anche capire tecnicamente, cioè, quindi gli storici non amano, anche per un motivo. Lo storico è abituato ad andare all'archivio di Stato, dove è molto raro che ci sia un fascicolo processuale. Fascicolo processuale che devi andare a vedere nei tribunali, dove ci sono 101.000 difficoltà, non sono attrezzati, stanno in scantinati, dove galleggiano nell'acqua, lasciamo perdere. Lo storico non è abituato a quel tipo di articoli. Ed ecco, per esempio, che il libro di Mirko,
segna una cosa importante, dice no, guardate, se vogliamo fare la storia di queste cose, la fonte giudiziaria non dovete abituarvi a manovrare la fonte giudiziaria. C'è il problema delle fonti confidenziali, che è un problema del problema, perché la fonte confidenziale non la puoi usare come se fosse la lettera di Garibaldi a Cavour, eccetera, perché sono problemi di autenticazione, di verifica del contenuto, eccetera. E qui c'è il problema che spesso non sai chi è l'autore, quindi non sei in grado, devi prima di tutto capire chi è per capire la credibilità dell'informazione. E tutto questo Mirko ha saputo districarsi molto bene in queste cose. Quindi questo, da questo punto di vista, è un libro per certi versi metodologicamente importante. Non so come lo digerirà la comunità accademica, però io segnalo questa cosa. Poi c'è, da ultimo, e mi avvio alla conclusione, il problema di dare a questo contesto così complicato, in cui agiscono decine di soggetti, decine, qualche centinaio, c'è un contesto che non è solo nazionale, anche internazionale, cioè devi dare un filo narrativo centrale, che se non ce lo hai è un inutile accatastarsi di eventi, di personaggi, di cose, devi dargli un filo logico. E qui cominciano a esserci, guardate che ne serviranno ancora molti studi del genere, perché comunque, per esempio, c'è da capire molto l'interagenza fra il fenomeno stragista terrorista, le dinamiche politiche e le dinamiche economiche del tempo. Noi siamo abituati a dire, vabbè, una cosa è la storia politica, un'altra è la storia militare, un'altra ancora è la storia economica. No, non si può più fare storia in questo modo. Se non capisci il problema delle politiche petrolifere, tu tutto il fenomeno delle Brigate Rosse, la serie di agganci che ci sono, il modo di agire, cioè in queste cose subentrano anche agenti non propriamente politici. I servizi segreti, io ricordo quando ne discussi con il compianto Alceo Riosa, era molto imbarazzato, perché lui proprio percepire che i servizi segreti sono un soggetto a sé stante dello scenario, perché lui è abituato a considerare i servizi segreti come un pezzo dell'esecutivo, cioè fanno quello che dice il Presidente del Consiglio o il Ministro pro tempore. Non è così. Una delle conseguenze importanti della strategia di attenzione è l'alterazione profonda del sistema di potere. Il sistema di potere cambia moltissimo, perché per esempio c'è l'autonomizzazione dei servizi di intelligence dal potere politico, perché c'è il gioco dei ricatti reciproci, per cui anche la dialettica politica fra correnti, partiti, eccetera, diventa molto più complessa. Perché c'è questo incrocio fra politica ed economia, cioè tu, quello che combina per esempio Fanfani, non lo politicamente, non lo capisci se non tieni presente Leni. Quello che combina Andreotti, su certe cose non lo capisci se non capisci il ruolo di Mediobanca e quello che stava combinando Mediobanca in quel momento. Cioè, ci sono la P2 e Gelli, non sono soltanto un fenomeno politico, per certi versi culturale. La P2 e Gelli sono un fenomeno anche economico, e per la prima volta c'è il tentativo di infrangere un equilibrio di potere rigido, per il quale ai cattolici spettava la serie A della politica, i posti importanti, il Presidente del Consiglio, ministeri importanti, eccetera, ma la serie B
della finanza. Cioè ai cattolici erano riservate le banche di raccolta, case di risparmio, cioè. Ai laici invece era riservata la serie B della politica, ministeri di peso minore, assessorati di peso minore, eccetera, ma la serie A della finanza, le banche di investimento, quelle internazionali. Con la P2 c'è il primo tentativo di portare la finanza cattolica a livello di banche di investimento, cioè di aggredire il cuore del sistema finanziario del paese. E quindi capite che questo alter non è un caso che nasca l'asse fra La Malfa, Agnelli e Cuccia per far fuori Sindona, finanziere cattolico della mafia che stava in qualche modo dietro Gelli. Quindi è un insieme che altera profondamente il potere e il rapporto con i cittadini. È lì che nasce la radicatissima sfiducia. Guardate, sulle stragi magari gli italiani ne sanno poco o niente, però una cosa è chiara: qualsiasi cosa succederà, omicidio eccellente, una cosa eccetera, e la reazione dei cittadini italiani sarà: vabbè, uno dei tanti misteri d'Italia che non sapremo niente. Qualsiasi sentenza dovesse esserci, cioè, sarebbe immediatamente dubbia. Il rapporto con la stampa cambia, la stampa per certi versi si disgrega, si politicizza molto di più, si lega a delle cordate politico-finanziarie, ci sono attacchi reciproci. In altri tempi il Corriere della Sera non avrebbe mai attaccato la stampa, come per esempio a volte è successo fra Repubblica e Corriere dopo. Ecco, senza la strategia di attenzione, per esempio, un fenomeno come Repubblica non sarebbe mai nato. Repubblica è in qualche modo uno dei prodotti di un certo giornalismo d'inchiesta che si incrocia con la controinformazione. E quindi questo è in qualche modo un altro degli aspetti che altera il sistema di potere del nostro paese. Allora, voi capite che serviranno molti altri libri che si incrocino con questo per riuscire a capire il senso complessivo, il come si è arrivati dalla Costituzione del 46 all'attuale sfascio istituzionale, come si è arrivati dall'Italia del miracolo economico all'Italia della recessione permanente e così via. Serviranno molti altri studi che si incrocino sempre di più e che usino questo genere di approccio, che usino in qualche modo questo aspetto, questo approccio interdisciplinare e l'utilizzo di fonti normalmente trascurate. Ho detto quelle giudiziarie, ma pensate per esempio alle fonti audiovisive, che nel frattempo si sono accumulate, che sono importanti. Pensate al diverso ruolo della memorialistica, che c'è sempre stata, però adesso ha un taglio e una qualità diversa. Quindi in qualche modo bisogna avere un metodo che in qualche modo sia condiviso per poter dare un minimo di senso a questa ricostruzione storica. Io mi fermo qui, spero di avervi dato sufficienti elementi di curiosità su questo libro. Quando si presenta un libro, il rischio maggiore è quello che l'ascoltatore dica: ah sì, adesso so cosa c'è dentro, non lo compro. Cioè, tutto sommato invece il ruolo di una presentazione è quello di fornire elementi di stimolo, di curiosità su un libro. Io ho cercato di segnalarvi le caratteristiche metodologiche ed espositive di un libro che merita di essere letto e sottolineato. Io l'avevo fatto e ho messo anche i post-it sulle cose che volevo dirvi, poi non ho trovato più il libro a casa, si è perso,
E vabbè, insomma, c'è qualche modo. Però riparerò con un pezzo sul mio sito. Grazie. È un evidente episodio di strategia dell'attenzione della casa. Sì. Sì. Allora, è un depistante. Esatto. E prima di lasciare la parola a Mirko, però due cose su Mirko che si ricolleghino un po' a quello che ha detto Aldo, le dico per introdurlo. Nel senso che forse non è un caso che sia stato Mirko a scrivere questo libro, anche alla luce della sua esperienza accademica e di studio. Il professor Mirko Dondi da alcuni anni dirige il Master di Comunicazione Storica dell'Università di Bologna e quindi, come dire, da un po', anche su stimolo di professor Gianduri e di altri, ha intrapreso un cammino di studio, di riflessione su quali fonti utilizzare per la storia contemporanea, come utilizzare la comunicazione storica in maniera efficace, in maniera virtuosa, come, insomma, come riuscire a parlare di certi temi in maniera più utile o più efficace rispetto a quanto avvenga di consueto. E quindi forse i riferimenti che faceva Aldo alla memorialistica, agli audiovisivi, alla stampa in particolare, Mirko ha fatto anche altri studi su il ruolo della stampa, come utilizzare la stampa come fonte storica, insomma, se andrete a ripercorrere un po' quella che è la sua produzione, il suo percorso di studio, vedrete che tutti questi temi si intrecciano tra di loro e quindi forse diciamo che è un po' un punto d'arrivo che speriamo sia anche un punto di inizio. Insomma, ti chiediamo di dirci qualcosa. Innanzitutto vi ringrazio te Martino, ringrazio Aldo, ringrazio anche Fabio che mi ha aiutato a raccogliere dei documenti. Quindi il lavoro che voi vedete di un autore non è mai solo il suo lavoro. Ci sono dei debiti intellettuali, ci sono delle cortesie che devo dire non sempre fra colleghi si fanno. E Aldo Giannulli ha lavorato per più di 10 anni come consulente di giudici importanti, il giudice Salvini, ha lavorato per Brescia, ha lavorato per Palermo e mi ha messo a disposizione anche quelle che erano le sue relazioni peritali, che in parte sono state digitalizzate dalla Casa della Memoria, ma solo in parte, non sono tutte. Quindi diciamo è anche una cosa rara che un collega ti metta a disposizione il lavoro fatto, che non è un lavoro che lui ha speso dal punto di vista accademico. Quindi sono davvero, davvero riconoscente di tutto questo. Quanto a me, l'obiettivo era quello di costruire scientificamente la categoria della strategia della tensione che viene puntualmente negata e quindi per fare questo ho dovuto combinare più approcci. E peraltro vi ricordo che il termine di strategia della tensione viene anche impiegato dagli stessi giudici nel caso ad esempio del processo di Peteano, dove c'è un tentativo di spiegare che cos'è la strategia della tensione, viene definita come una strategia di condizionamento dello scenario politico. Per me è molto di più oltre che questo. È in realtà un sistema pianificato di informazione. L'idea che esce molto bene anche dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta, che poi riporta in maniera molto icastica Giorgio Pisanò, è: mettiamo la bomba, poi montiamo la stampa. Allora il punto è: ma perché montare la stampa? La stampa si fa montare così facilmente. In realtà la stampa si divide in due grandi correnti, diciamo la grande stampa borghese. Una stampa tendenzialmente conservatrice, reazionaria, che diciamo è legata a un disegno più autoritario dello Stato e che al tempo stesso non ha soltanto questo orientamento, ma io la definisco una stampa edotta, cioè una stampa che è al corrente di una strategia precedente. E questo non per mia invenzione, me ne guarderei bene, ma perché
la strategia della tensione nasce nel 1965, nasce in un convegno all'Istituto Pollio, nel quale si discute di come condizionare lo scenario politico, dell'utilità di un attentato, del perché il Partito Comunista debba essere messo in una condizione di soggezione, una condizione di arretratezza, scatenando un conflitto sociale, uno scontro sociale. Ebbene, dentro a questo importante convegno, più della metà dei relatori sono giornalisti. Ci sono le testate, diciamo, più importanti, come Il Messaggero, Il Tempo, il direttore di questi, ci sono vari giornalisti del Tempo, è presente in sala un personaggio come Mario Tedeschi, direttore del Borghese. A sua volta questi giornalisti hanno un contatto con una serie di personaggi che, un contatto diretto, che eserciteranno un ruolo principale, molto forte all'interno della strategia della tensione. In quello stesso convegno è presente Pino Rauti, in quello stesso convegno è presente Guido Giannettini. Quindi, diciamo, personaggi cardine di questo movimento legati alla stampa. Quindi per questa ragione io definisco che l'esistenza di una stampa edotta, che non è una stampa residuale, marginale. Poi abbiamo una stampa, secondo me, non informata delle strategie, una stampa conservatrice, può essere la linea del Corriere della Sera, se volete, che però è molto prona ai desiderata della questura, alla versione ufficiale. Non è una stampa che ricerca una verità, è una stampa che riceve delle notizie, riceve degli impulsi e lì va avanti. È la stessa cosa anche della RAI, del telegiornale della RAI. Certamente non lo possiamo definire un telegiornale edotto, ma era un telegiornale molto vincolato al suo editore. Il suo editore è il governo, quindi parliamo di una RAI pre-riforma, quando la RAI era sotto il diretto controllo del governo, e si lancia nella pubblica cannibalizzazione, ad esempio, di Pietro Valpreda. C'è un filmato anche presente su YouTube, tristemente famoso, del quale poi Bruno Vespa chiese venia, dove Bruno Vespa è nella sala della questura di Roma, sta facendo un servizio. Questo servizio per il telegiornale avviene in diretta, una delle pochissime cose che avviene in diretta nella paleotelevisione, quindi nella televisione degli anni 70, dove tutto veniva dato in differita, tutto era dato con dei tempi ben cadenzati, molto dosati. Qui avviene tutto in diretta, c'è l'anchor Rodolfo Brancoli che si vede è anche imbarazzato nel lanciare il servizio, non sa esattamente che cosa deve dire, fa anche delle ripetizioni. E invece c'è Bruno Vespa che è assolutamente trionfante dentro uno scenario di ripresa altrettanto vincente. Ci sono tutti questi funzionari della questura che hanno un atteggiamento importante, hanno l'atteggiamento di quelli che hanno risolto la vicenda. Il punto è che parliamo di 4-5 giorni dopo la strage di Piazza Fontana e i giornali, dopo questo servizio, Bruno Vespa letteralmente dirà Pietro Valpreda è uno dei colpevoli, stava dicendo anche degli attentati di Roma, oltre che quelli di Milano, come se fosse ubiquo, quindi con un involontario senso dell'umorismo, dirà è uno dei colpevoli, quindi anticipa il giudizio della magistratura, e i giornali che fanno nei giorni successivi? Dicono, finalmente questo è un caso risolto. Qualcuno si ricorda che c'è anche la magistratura che eventualmente dovrà giudicare e decidere. Però questo era il clima. E anche ci sono delle testimonianze interessanti. Una di queste è quella del giudice Imposimato che lavorava qua a Milano. Un giudice, a mio giudizio, intelligente, capace, che disse
quello era il clima e anch'io pensavo che fosse così. Quindi non parliamo, diciamo, del cittadino qualunque che viene inondato dai media, ma parliamo di una persona che ha notevoli capacità di analisi. E molto spesso proprio anche il clima sociale che si respirava, Aldo Giannulli l'ha raccontato in un altro suo testo, era che la strage l'avessero veramente compiuta gli anarchici. Erano davvero poche le voci che si sollevavano in quel dicembre del 1969 a sostegno di un'altra idea. Quello che fa eccezione, che mi colpì molto e che reputo uno dei più grandi giornalisti italiani del Novecento, è Giorgio Bocca, che parla subito di una strage di provocazione. Cioè, questa è una provocazione. E trova anche, secondo me, il termine esatto. Che cosa significa provocazione? Significa che c'è una mano che compie la strage e ne attribuisce la paternità a un'altra famiglia politica. Questa è la classica strage di provocazione. Ma dentro Piazza Fontana, agli strateghi della tensione, riesce veramente tutto inizialmente. Riesce proprio questa inversione di responsabilità, riesce il profondo condizionamento del clima politico, perché è vero che si arriva allo statuto dei lavoratori, si arriva comunque alla firma dei contratti dell'autunno sindacale del 1969, ma andiamo incontro a un 1970 durissimo, dove è difficile manifestare. Io li ho definiti i giorni blindati del 1970. È difficile manifestare anche perché la polizia ha un atteggiamento notevolmente aggressivo, molto più aggressivo rispetto al passato, e il condizionamento trova compimento anche nell'esito elettorale del 1972, che vede un progressivo arretramento nell'insieme delle forze di sinistra e vede fortemente ridimensionato lo spazio per un governo di centro-sinistra, tant'è che dopo un esecutivo monocolore viene varato il governo Andreotti Malagodi, quindi un governo di CPLI, una configurazione, diciamo, di centrodestra. Ma questo passaggio, che è scaturito da Piazza Fontana, in realtà si legge anche con una conseguenza di eventi che passa sempre nel 1970 con la rivolta di Reggio Calabria. Quindi mano libera alla piazza di destra, mano libera ai disordini per poter dimostrare l'incapacità, l'inettitudine del governo. Quindi già da queste cose capite come lo scenario sia particolarmente articolato, e dentro la stessa Piazza Fontana si muovono soggetti con obiettivi diversi che appunto creano questo clima di forte condizionamento. L'aspetto positivo, se vogliamo trovarne uno, ma ritengo sia tale, è che Piazza Fontana risveglia anche un senso nuovo di coscienza su come funziona l'informazione. Noi veniamo dalla stagione dei movimenti del 68, del 69, ma si sviluppa qualcosa di più, si sviluppa un senso più attivo di cittadinanza attorno a quello che sta succedendo. E quindi accade che la stessa stampa progressivamente nel tempo cambia orientamento. Già nel 1972 lo schieramento della stampa non è più quello di due anni prima, e nel 74 lo sarà ancora meno. Vi faccio un esempio: il Messaggero nel 70 lo possiamo considerare tra le testate edotte, nel 74 ha una netta linea antifascista, pienamente schierato all'interno di uno scenario di centrosinistra. Quindi guardate la torsione che come cambia. Al punto che le stragi nere, con mano nera, diventano sempre meno fruttuose per il disegno politico che si vuole creare, cioè il disegno politico di condizionamento autoritario o conservatore. E addirittura nel 1974 diventano nocive, producono un contraccolpo opposto, dando una forte spinta alle sinistre e creandone i presupposti
per il successo elettorale quantomeno del 75 e del 76. Questo è il quadro che esce della strategia della tensione. Quindi c'è anche un forte desiderio di verità che quei cittadini avevano. E Moro scriverà dalla sua prigionia nel memoriale che la strategia della tensione è stata sventata dalla reazione delle masse. Non mi pare un'analisi errata da questo punto di vista, perché chiaramente agli strateghi della tensione si rivolta a qualcosa di molto più grande. Uno degli scenari che inizialmente erano ipotizzati è: mettiamo la bomba, si crea disordine, ci sono disordini diffusi, questi disordini li dobbiamo alimentare affinché l'opinione pubblica abbia un desiderio di ordine, di ritorno all'ordine. Non a caso l'MSI nella campagna elettorale del 1972 si presenta come il partito dell'ordine, un ordine in doppio petto ma che dietro la schiena nasconde il martello. Quindi questo appartiene a una strategia piuttosto delineata. Guido Salvini dirà anche che oltre a strategia della tensione noi abbiamo una sorta di strategia del colpo di Stato. Quasi sempre dopo una strage è contemplato un tentativo di colpo di Stato. Molto spesso sono colpi di Stato minacciati, alle volte però sono anche colpi di Stato che sono parzialmente eseguiti, come il golpe Borghese del 7-8 dicembre 1970. E dal punto di vista metodologico, certo, mi sono documentato, ho dovuto studiare i libri importanti al tempo, il diritto penale di Leone, i testi di Antolisei sulla procedura penale. Insomma, è chiaro che ho dovuto farmi una competenza per poter usare al meglio la fonte. E questo, insomma, è stato il frutto di un lavoro che combina fonti pubbliche, quindi come i giornali, fonti giudiziarie, ma al tempo stesso mi interessava capire poi il percorso di formazione della notizia. Quindi sono andato anche alla base a cercare di capire come funzionavano le agenzie di stampa, quali erano i loro contatti politici, perché anche l'agenzia di stampa è fortemente condizionante e non è affatto vero, come ritiene il 90% degli studenti di storia del giornalismo, che l'agenzia di stampa sia una cosa neutra. Nino Pecorelli, che era il direttore dell'agenzia OP, l'agenzia più influente di notizie politiche, che riceve notizie dal SID, viene considerato l'agenzia di stampa del SID, segnatamente di Miceli per un certo periodo, rispondendo a Miceli, il direttore del SID, che è molto irritato di una notizia che ha diffuso, dice: ma guardi, direttore, la notizia l'ho mandata già manipolata, quindi non farà molto danno. Questo vi fa capire come proprio esista un mercato della notizia, esista una piega della notizia che arriva già dalla sua radice e quindi si irradia in una sorta di coro, non diciamo infernale, ma di coro stonato, multiforme, nel quale occorre certamente rimettere ordine, ma si riescono a capire comunque le linee prevalenti all'interno di ogni strage nel campo dell'informazione, perché consideriamo che ogni strage, anche dal punto di vista delle dinamiche informative, ha una storia a sé. Il copione di Piazza Fontana, che gli strateghi della tensione vorrebbero ripetere, in realtà non si ripete mai, ci sono sempre delle variazioni con le quali fare conto e che via via diventano più grandi e ingovernabili.